tutte e benvenute in questo nuovo video dove vi mostrerò come realizzare delle perfette sfumature e questa bellissima nail art molto estiva e fresca. Per realizzare questa nail art ho utilizzato tutti e 6 i colori della nuovissima collezione Summer Back to Life di La Femme Professionnelle. Se volete vedere questa collezione nel dettaglio, vi lascio qui giù nell'info box il link al video che ho fatto precedentemente. La prima cosa che vado a fare è stendere i 3 colori sulla nostra tip nell'ordine della gradazione di colore che vogliamo ottenere. Per sfumare ci sono tantissime tecniche diverse, oggi vi mostro questa perché secondo me per i semipermanenti è il metodo più veloce e più facile da riprodurre. Quindi quello che vado a fare è prendere un pennello da sfumatura come questo e fare movimenti dall'alto verso il basso e da sinistra a destra in modo regolare per creare la nostra sfumatura. È molto importante non staccare mai il pennello quando si fa questo procedimento. Essendo molto coprenti questi colori, mi è bastata una sola passata, quindi posso andare in lampada e iniziare la nostra nail art. Adesso con un pennello sottile e un gel color o paint nero andiamo a creare la nostra montagna dove si poggerà la nostra palma. Un consiglio che vi do per fare questa nail art è di togliere la dispersione prima di andarci a disegnare sopra. Una volta che siete soddisfatte del risultato, andate in lampada e procedete con la nail art. Vi consiglio sempre, ogni qualvolta che siete soddisfatte di un passaggio, bloccatelo sempre in lampada anche solo 5 secondi, perché casomai sbagliate non sarete costrette a cancellare tutta nail art ma solo quel pezzettino. Thank you.
Adesso andiamo a crearci la seconda tip e andiamo ad utilizzare gli altri tre colori della collezione Summer. Andiamo a fare gli stessi procedimenti che abbiamo fatto prima, soltanto che invece di uno step lo faremo in due. Una volta terminato il primo passaggio di sfumatura, andiamo in lampada e rifacciamo lo stesso passaggio al di sopra del colore. Ed ecco la uscita dalla lampada. Io ho utilizzato un sigillante opaco, ma questo va a scelta vostra in base all'effetto che volete ottenere. I passaggi per creare il nostro disegno saranno esattamente uguali a quelli di prima, soltanto che anziché fare 4 rami ne faremo 5.
ecco anche qui la seconda tip terminata. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se avete qualsiasi domanda, fatemela giù nei commenti. Io resto qui a vostra disposizione.